Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dai toni decisamente macabri perché volevo parlarvi della leggenda più famosa del Sud America, la cui protagonista è una casa che si trova al centro di Lima e che si è guadagnata il titolo di casa stregata e casa maledetta. Questa casa ancora oggi fa veramente molta paura a tantissime persone. Questo edificio prende il nome di Matusita perché al piano terra c'è un negozio che ha questo nome. È un edificio su due piani, al primo piano c'è una banca e il secondo piano è disabitato ed è proprio in questo secondo piano che, secondo alcuni testimoni, si verificano frequentemente dei fenomeni paranormali. In questo secondo piano, in passato, ci sono stati molti crimini e molto spargimento di sangue ed è per questo che molti testimoni sono convinti che frequentemente si verifichino dei fenomeni paranormali, ma c'è anche una categoria di persone che è convinta invece che tutto questo sia una montatura che è stata messa in piedi durante la Guerra Fredda dagli ex membri dell'ambasciata degli Stati Uniti che si trova proprio di fronte a casa Matusita. Secondo loro lo avrebbero fatto per far desistere, diciamo così, le persone a recarsi a casa Matusita a spiare quello che accadeva all'interno dell'ambasciata, che appunto trovandosi di fronte dava una visuale perfetta per eventuali spie o comunque per eventuali registrazioni di cose che eventualmente potevano accadere all'interno dell'ambasciata. Poi ci sono altre persone ancora che sostengono che tutte queste leggende legate al paranormale siano invece da attribuirsi alla posizione di questa casa. Questa casa infatti si trova in una posizione particolare, all'angolo di una strada che in passato era famosa per culti e riti religiosi un po', diciamo, particolari e quindi per questo motivo si è guadagnata questo titolo di casa infestata, di casa stregata. Inoltre, proprio di fronte a casa Matusita, nel 1870 è stato costruito il carcere di Lima, che è stato chiuso poi 100 anni dopo. E in questo carcere si verificavano delle torture e dei crimini veramente sadici sui detenuti. Ma quello che più di tutto fa pensare che questa casa sia stregata e sia teatro di fenomeni paranormali è il fatto che in passato, a questo secondo piano dell'edificio, si sono verificati due crimini atroci. Il primo di questi crimini è avvenuto all'inizio del 1900 ed è quello che viene definito un delitto passionale. La casa era abitata da un uomo giapponese che viveva lì con la moglie e con i suoi due figli. Un giorno, rientrando a casa dal lavoro, ha trovato la moglie a letto con un altro, ha perso completamente la testa e li ha presi entrambi a coltellate. Poi, in un impeto di rabbia e di gelosia, ha ucciso anche i suoi figli quando sono tornati a casa da scuola. Dopodiché, quando si è reso conto di quello che aveva fatto, si è tolto la vita e questo sicuramente è stato un delitto atroce. Dopo questo delitto, più o meno nello stesso periodo, ne seguì un altro. La casa era abitata da un uomo molto malvagio che aveva l'abitudine di maltrattare la servitù. I membri della servitù, molto stanchi di questi soprusi, hanno un giorno deciso di vendicarsi. E durante una cena in cui i proprietari dell'appartamento avevano invitato amici e parenti, la servitù decise di mettere nel piatto una sostanza allucinogena che aveva il potere di provocare dei disturbi mentali, ma non aveva comunque, diciamo, la capacità di uccidere, quindi non era una sostanza letale, era una sostanza che andava ad agire in qualche modo sul cervello, provocando dei disturbi mentali. E hanno deciso di vendicarsi in questo modo e quindi hanno messo questa sostanza nelle loro portate. Hanno servito gli ospiti a tavola e poi sono tornati in cucina. Nel momento in cui sono poi rientrati in salotto per sparecchiare, si sono trovati davanti ad un teatro di sangue, perché praticamente i membri della famiglia, gli amici, i parenti che erano lì a cena, si sono uccisi a vicenda. Nessuno di loro è sopravvissuto. I membri della servitù sono rimasti letteralmente sconvolti e si sono anche sentiti in colpa perché sapevano comunque di essere stati loro ad aver provocato tutto questo e in qualche modo hanno perso la testa, diciamo che in un certo senso sono impazziti, sono stati ricoverati in un ospedale psichiatrico e non sono mai più usciti da lì. La cosa molto strana però è che questi omicidi di cui vi ho parlato non sono mai stati registrati.
Quindi questo è sicuramente un elemento misterioso, ma dall'altra parte fa pensare che in realtà non siano esistiti davvero, ma che siano solo il frutto di dicerie, di fantasie e di quella serie di passaparola che vengono portati di persona in persona, un po' come una leggenda, ma che in realtà non ci sia nulla di vero. Però in realtà in questa casa ci sono dei fatti oggettivi, ci sono davvero delle cose strane che succedono. Alcune persone sono entrate in questa casa per verificare se davvero c'erano questi fenomeni paranormali, quindi volevano andare a vedere di persona. E moltissime di queste persone non ne sono più uscite vive. Tra le vittime c'è un sacerdote che era entrato nella casa per esorcizzarla, ma dopo pochissimi minuti in cui si trovava all'interno è uscito gridando con la bava alla bocca, spaventatissimo, e è morto per lo spavento. Le persone che erano fuori sono rimaste molto sconvolte da questa scena e c'è qualcuno che sostiene di aver visto alla finestra l'ombra di un monaco. Comunque il prete è uscito spaventatissimo e addirittura è morto per lo spavento. Un altro caso riguarda un conduttore televisivo che a seguito di una scommessa decise di dormire in questa casa per 7 notti per verificare se c'erano fenomeni paranormali e un po' per sfidare anche il suo coraggio, per sfidare se stesso. Entrò nella casa, ma non riuscì a trascorrere lì nemmeno la prima notte, perché già dopo pochi minuti uscì dalla casa spaventatissimo, anche lui urlando e anche lui con la bava alla bocca. Lo shock fu talmente elevato che fu ricoverato in un ospedale psichiatrico e di lui non se ne seppe più nulla. Nonostante tutti questi fenomeni, però, nessuno ha mai approfondito veramente tutte queste storie. Non ci sono state persone che abbiano registrato davvero qualche fatto, sono tutte in qualche modo voci che si sono susseguite una dietro l'altra, ci sono dei testimoni oculari che giurano di aver visto queste cose, ma registrazioni ufficiali in realtà non ce ne sono mai state. Quindi in qualche modo potrebbe trattarsi veramente solo ed esclusivamente di leggende. Però il dato reale, il dato oggettivo è che molte persone ancora oggi in Sud America sono veramente spaventatissime da questa casa e se ne guardano bene dal girarci intorno, quindi si tengono molto alla larga e questo forse è l'unico fatto veramente oggettivo, ossia quello che tutte queste storie, queste leggende, che siano vere o no, sono riuscite comunque a spaventare tantissime persone, tanto da farle stare assolutamente lontani da questa casa. E qui mi viene da pensare che chi ha il negozio al piano terra, che poi è quello che dà il nome all'edificio, forse non ha proprio, come dire, una buona posizione per i suoi affari, quindi forse al suo posto io cambierei location per il mio negozio. Ma al di là delle mie opinioni personali, mi interessa anche sapere cosa ne pensate voi di questa storia. Fatemi sapere nei commenti se la conoscevate già, forse sì perché è abbastanza famosa, però io comunque sono curiosa di saperlo, quindi scrivetemelo sotto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.